Ok, ragazzuole, lo so, vi ho lasciato così come un pezzo di merda. Dopo il tradimento di schizzo nell'episodio precedente, ci hanno catturati praticamente. Lui ci ha usati, raga, perché noi lo sapevamo che eravamo ricercati da Carlo. Se noi abbiamo una taglia, io e Boozer, i due motociclisti, ormai ne parlano tutti, siamo una taglia dei ripugnanti, ok? Bene, perdonatemi, il coglione di schizzo. Il coglione di schizzo ci ha fottuti alla grande, raga. Ci ha tradito così palesemente. E adesso noi siamo qui. La cosa più bella è che noi sappiamo di sopravvivere. E sappiamo anche che Schizzo farà una brutta fine. Almeno io mi auguro perché lo disinstallo. Quindi continuiamo qui. Ecco quello che sta succedendo. E lui, Carlos. Non sai chi sono? No. Pensavo che i ripugnanti non avessero nomi. Seguiamo il cammino. I miei seguaci, tutti loro hanno rinunciato ai propri nomi. Tranne io. Per ora. Ho ottenuto il nome e anche i ricordi di quando tu e Boozer e Jersey Jim mi bloccavate e Jack mi piantava una fiamma Jersey, è sulla passato un sacco di schiena. tempo. Oh sì, ricordo le grida, tranquillo. Ricordo un'altra lezione che appresi quel giorno, una lezione importante. Tutto ciò che sei, ciò che ti rende l'individuo che sei, oh, puoi cancellarlo col fuoco. Mamma Incredulo mia, sei che diventato. bastardo! Ma quindi lui Il tuo lo nome. conoscevamo. Ecco cosa sono i furiosi. Un'altra lezione. Per questo motivo dobbiamo essere proprio come loro. Farlo o vuoi uccidermi a parole? Oh, allora vogliamo farlo? Ti consenso. Ma non lo faremo da soli, dico bene. No, no, noi non potremo mai farlo senza il nostro Boozer, giusto? Dobbiamo chiudere il cerchio insieme, tutti e tre. Uno di meno. E ora? Ancora una decina? Cazzo, si eliminano i Fosse tatuaggi perché. così. Minchia, quello sul collo. Ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio noi tre! Tu, io e Boozer ancora vivi. Riuniti assieme qui, alla fine del mondo. Che cazzo hai fatto, Boozer? Oh. Lui non è qui, ma arriverà molto presto. Minchia, raga. No! Lisa! Sei davvero tu? Li ho visti portarti dentro. Lisa. No. Non mi chiamo così. Seguo il cammino. Non ho più un nome adesso. Noi non lo abbiamo. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti. Lisa. Ascoltami. Sai perché? Vogliamo diventare come loro. Come i furiosi. No. Ti
Perché loro non ricordano ciò che hanno perso. Chi hanno perso? Ti ha dato la possibilità di scappare. Però, raga, ma che colpo di scena? Guarda dov'è Lisa. Ma che cazzo sta succedendo così, raga? Un inizio episodio fantascientifichissimo. Guarda, ci hanno eliminato un tatuaggio. Guarda. Guarda come è ridotto il braccio, raga, assurdo. Minchia, siamo messi malissimo, non abbiamo niente. Quindi qua ce la dovremmo giocare furtivamente. Cancellano il tuo nome. Ti conducono all'unica mente. Senti il dolore. Sentilo. Strapperà via la tua identità. Ti eliminerò. Ancora. L'obbrio, strozzo. Senti il dolore. Ti può entrare? Lasciati andare, annullati nel vuoto dell'unica mente, redimiti. Fare in culo. Sono tutto in modo furtivamente furtivo. Almeno fin quando non troviamo le nostre armi. Guarda, redenzione, ti feriamo per redimerti. Le cicatrici conducono al cammino. Sentilo. Attenzione. Minchia, ma la porta lì si è chiusa. Se l'apro faccio casino. Fortunatamente possiamo aprire questa. Fuggi dal tempio dei Rignani. Ok. Guarda qua. Il farò. Dove diavolo è il farò? Ehi, devo arrivare lì. Mamma mia, raga, ma io non ero abbassato. Mi stavo facendo sgamare malissimo. Ma che cazzo sta facendo questo? Ah, si tagliano. Devo passare da sto lato. Se sono due accanto, a meno che non li allontani. Ce l'abbiamo i diversi. Ok, la pietra ce l'abbiamo sempre. Tiro una pietra lì così mi faccio quest'altra. Dov'è la mia roba? C'è qualcosa qui. Dati dal cazzo, cortese. Meno male che l'ho messo. Speriamo che non ci schiamano. Lo prendo io. Ho una domanda. Come funziona? Trascinate qui le persone e fate le vostre schifezze. Poi le derubate. E dopo i resti li gettate nel falò qui fuori. È questo che fate? Cristo santo. Oh, ciao. Ah, sì. Ho un'altra domanda. Dov'è il mio gilet? Cosa? Il mio gilet, la giacca di pelle, la mia cazzo di giacca. Chi l'ha presa? Non lo so. Ok. Aspetta, è andato via. L'ha preso e se n'è andato un attimo fa. Unisciti a noi. Bravo. Devo cercare me. No, la giacca, raga, sarà un regalo di Lisa, forse. Di Sara. Da che parte? Guarda chi ha il mio gilet. Ehi. Ma scarica, dico. Fammi un favore. Levatelo. Recideremo la tua anima! Grazie. C'è diavolo, stronzo. Non volevamo sporcarlo. Mamma mia, quanta violenza. Ok. Abbiamo preso il gilet. Porca puttana, però non abbiamo recuperato i colpi. Le armi ce le hanno scaricate, quindi.
chiusa a chiave. Dobbiamo fuggire. Potremmo sempre uscire da dove siamo entrati, da lì. Sei in cammino? Un'unica mente. Sì, lì dentro. Vabbè. Sono stato un coglione. Perdonatemi, perdonatemi. Allora, abbiamo il gilet. Usciamo di qua. Qualcosa si è mosso. Cosa c'è? Qui. L'hai trovato? E due coglioni. Di qui? Mi stanno picchiando. Mai prescelti? No! No! Senti, un cazzo di oblio, stronzo! Lisa, Lisa, ascoltami. Sanno che mi hai liberato, quindi non sei più sicuro. Vieni con me. No. Bene, non venire con me, ma non puoi stare qui. Devi scappare o ti uccideranno. Questo lo capisci? Vai! Ma vieni con me, cazzo. Ah, Dio mio, però l'abbiamo ritrovata, raga. Unicamente. Oh, tutte le mie cose. Dai, dimmi che erano tutte le mie cose, per favore. O forse quelle erano cose in più e qui c'erano tutte le mie cose. Abbiamo 4 colpi del cecchino, abbiamo ritrovato la pistola, abbiamo un caricatore e mezzo. C'è quasi 2 caricatori di assalto. Ce li facciamo per stare. Poi abbiamo molotov, cazzi, mazzi. No, no, comunque non sono le nostre cose, raga. Abbiamo il silenziatore? Sì. Allora sì, sono le nostre cose. Ok, dobbiamo uscire da qui. Boozer, mi senti? Boozer, se mi ricevi, ascolta, è stato schizzo, mi ha venduto. I ripugnanti, Boozer, stanno arrivando. Avverti Iron Mike. Mamma mia, stanno arrivando. Che cazzo è la mia moto? Mamma mia, raga, questo schizzo di merda farà una brutta fine, ti giuro, farà una brutta fine. Non abbiamo rottami, non abbiamo quasi un cazzo. Fammi lottare qua un paio di robe. Porca puttana, lui. Bastardi. Adesso me ne vado. Prendo la loro moto in prestito. Ma qua è pieno di ripugnanti. Guardali, guardali, guardali. C'ha dei falò. Non mi dire che quello lì è un cane, lo penso io. Perché... che moto di merda che ho. Come ha potuto farmi fregare così da schizzo? Guarda come cazzo lo fa, vedete la carica taurina, raga, l'abilità che abbiamo messo nell'episodio precedente, se non sbaglio. Scendiamo di qua, attenzione, salto dalla vita. Oh cazzo. E quel maledetto di Jesse Williamson, Carlos, schifoso pezzo di merda. Jesse. Non avrebbe dovuto limitarsi a bruciarti il tatuaggio, Jesse, avrebbe dovuto scozzarti. Intanto raga dobbiamo comunque medicare la ferita. Ci sono quasi. Non riconosco mai se sono vaganti o ripugnanti, sono uguali. Schizzo sta arrivando. Con i ripugnanti mi ricevete? C'è nessuno in ascolto, maledizio The Lost Lake. Cazzo. Eccola, eccola la mia moto. Saliamo sulla moto e andiamo subito. Riprendi il tuo nome. Il tipo si è bloccato. Mi ricevi? Ricky, campo di Lost Lake, c'è nessuno?
Sì, sono io. No, aspetta! Porca di quella puttana. Mike ha mandato i suoi a cercarti. Ricky, i ripugnanti vogliono Boozer. Dick, no. Ehi, hey, Deacon, non sparate. Iron Mike ci ha mandati a cercarti. Ripugnanti! Andate! No! Io. Dobbiamo tornare al campo, niente paura, me la cavo! Dobbiamo fermarli! Amore! Hanno finito i colpi. Ma non moriva, no, non fermatevi, proseguite! E farei culo. Andiamo. Ci siamo quasi! Mamma mia, ma la mia moto è più lenta. Ah, perché era scassata, raga, la mia moto, vero? Hanno incendiato un'auto! Prova a bloccare la strada! Aggiratela, senza fermarvi, chiaro? Perché non spara? No! Cazzo, non ci sono le guardie. Ma per fortuna, è il primo che incontra quel bastardo di schizzo lo uccida. Ok. No, sono caduto, dimmi che non mi infallisce la missione. Aspetta che io ho due rottami, volevo comunque scendere e ripararmi la moto, ma no, non scendere in questo modo. Vediamo che succede, raga, il panico in questo episodio. No, ma hanno già attaccato. Giallo qui. No, basta. No. Ehi, shh. Non voglio far male. Vieni. Ti prego, ok. Vieni. Dai. No, tranquilla, non è profondo. Andrà tutto bene, promesso. Ora ascolta, guardami. Sto cercando Boozer e Schizzo, li conosci? Okay. Sai dirmi dove sono? Non lo so, cioè, è successo tutto così in fretta, erano ovunque. Ripugnanti, hanno invaso tutto il campo, ci hanno torturati. Sì. Li hanno preso Jen ed Eric, lei... Senti, come ti chiami? Nicola, sai usare un fucile? Sì. Bene. Sì. Ok. Vedi quella torre? Voglio che tu salga lassù e ti stenda a terra. Se arriva un ripugnante, fagli saltare la testa. Intanto io cerco i tuoi amici. Capito? Ok. Vai. Ok. Mamma mia, raga, hanno già attaccato. Questo è tutto per colpa di Schizzo. Guarda, eravamo proprio felici un episodio fa. Avevamo ripristinato la corrente. Era un momento comunque di gloria per noi. Guarda come cazzo. Oddio, ma ce l'ha con me. Non l'avevo visto. Via. Dai, ma raga, ma che due coglioni. Vai a fare il culo, vai all'oblio. Ma qual è la cosa in pace? Devo soffrire anche. Perdonatemi per la testata. Cazzo. Ma questo si è bruciato da solo e voleva. Ok. Un momento. Conoscete Nicole, vero? Okay, ho caso, guarda che quale precisione. Al ponte pedonale, è nella torre di guardia. Andate a darle una mano. Nessun altro ripugnante deve passare dalla palude, è chiaro? Dio ti benedica, quanto ho pregato. Bene, ora andate, forza. Grazie. Bene, Nicole, ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Okay, ci stiamo facendo aiutare da una superstite così a caso che prende in mano un'arma. Vi levate dal cazzo, magari è un buon modo per ringraziarmi, così posso passare e continuare, no? Grazie. Boozer, Rick, c'è nessuno. Dick, pensavo di averti perso. Quello lì vorrei farlo furtivamente, quello è il corazzato. Schizzo. Non so cosa stia succedendo, ho visto Schizzo, era con Boozer. Dove, Rick? La lista nera. Non muoverti, sto arrivando. Aspettami. Deacon! Eddie. Ma... No! Erano delle foto fatte da Schizzo, Ricky. Penso. Nella mia lista nera c'è solo un nome, Schizzo. Ne avrei
raggiungere l'infermeria. Lei saprà dove posare. Aspetta, raga, fatemi vedere, perché abbiamo raccolto delle cose che penso che sia la casa di Schizzo questa. Infatti c'erano le foto, se vi ricordate, quando ero con Ricky. Ricky diceva che appunto una volta le ha visti sbirciare tra lei ed Eddie. Infatti per quello ho sempre pensato che comunque Ricky fosse interessato solo alle ragazze. Poi invece negli episodi precedenti si è visto anche che con me, diciamo, è un po' come minchia vuole lei. Fatto sta, vediamo se sui collezionabili abbiamo trovato, diciamo, questa cosa dei personaggi. La lista nera. Vedi, Schizzo. La lista nera. Lento. Ricky. Deacon St. John. Ci siamo noi messi così. E Boozer. Raga, la prendo in prestito. Al riparo! Prendo in prestito questa che mi può servire. I colpi. Ormai sei mio. Siamo con pochi colpi, perché abbiamo un caricatore e 13 colpi di riserva di quest'arma. Prima che mi abbraccia di nuovo, lo eliminiamo. Eliminiamo questi con una mira fantascientifica, ragazzi. Possiamo notare la grande bravura di un player in azione. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Vediamo che cazzo succede. No, no, no. Lasciala andare, ti prego. Non... Siete smarriti, tutti! No, 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 no. Mettete giù le armi! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! È finita! Dovevi restare al sicuro. Io... chiedevano aiuto, non potevo lasciarli morire. Aspettate, aspettate un attimo, che cosa diavolo è stato? È finita! Iron Mike ha negoziato una tregua. Come cosa? Ma che cazzo succede? Andiamo a scoprirlo. Stai bene? Vieni. Mi spiace. Per tutto. Oddio, anche a me. Mike, è tutto un malinteso, credimi. Vogliono solo... attaccano il mio campo, massacrano la mia gente e tu lo chiami un malinteso! Cosa, avete infranto i patti, invaso le nostre terre, andavano rubato spartite, le scarpe! Attaccate bugiardo, figlio di puttana! Mike, ascoltami! Ho stretto un accordo! Oh. Ehi, no, 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 no! No. Giù le armi, giù le armi! Cristo, su. Ok, Schizzo, sentiamo questo accordo. Cristo santo, aspetta! Perché non glielo dici? Raccontagli come tu ci hai venduti a loro. Cosa cazzo vuoi da me? Oh, porca troia, adesso basta, Schizzo. Confessa tutto o ti taglio la gola. Ok. D'accordo! Ho stretto un patto con Carlos, ok? Mike? Ma non era... non volevo vendere il campo, te lo giuro. Riguardava solo loro due, lui e Boozer. Non vuole nessun altro, solo loro. Sì? E ti sembra che funzioni? L'ho fatto per salvare il campo, Mike. Per rimettere a posto le cose. A ristabilire la tregua che ha rotto. Mike. Dick. Felice di vederti, ma... lascialo andare. Dick. No. Madonna che... Madonna, l'odio, 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 raga, l'odio. Ok. Ok, allora, è vero quello che dice riguardo all'accordo? Gli smarriti mentono. Sì, è vero. Ok, quindi vi diamo Dick e William, i Biker Boys o come diavolo si chiamano, e voi lasciate perdere Lost Lake. Riposerete in pace, vi do la mia parola. E vale qualcosa, vero? La tua parola, guru dittatore di sto grandissimo cazzo! Ehi, calma! Noi veniamo sotto un vessillo di in pace! In culo la tua pace! Questo è il mio campo! È la mia gente! Non venite qui con le mani insanguinate e il vessillo di pace e dettate condizioni! Non a me! Non mi importa cosa hanno fatto questi ragazzi o perché voi li vogliate, ma non sperare che te li consegni. Mamma mia! Mike, ti prego, avevamo un accordo. No, l'accordo è questo,
Carlos e non potrai contrattare. Prendi i tuoi uomini e vattene subito da Lost Lake. Datevene da qui. O preparati a morire. Proprio qui. E proprio ora. Merda. Morire. Rinnoviamo la tregua. Ma è scaduta. Per quanto mi riguarda. Figlio di puttana! Boser! Attenzione, attenzione! D'accordo. Scortateli fuori dal mio accampamento. Ehi tu. Non finisce qui, Carlos. Cedi all'oblio, fratello. Nick, fatti da parte. Fatti da parte! Mike, volevo solo dirti che... Chiudetelo in cella. No, cazzo, lui è nostro. Lascialo subito! Continuo a ripetermi, ma voi non volete ascoltare. Non è così che funziona in questo campo. Non barattiamo vite umane e soprattutto non uccidiamo a sangue freddo. Portatelo via. Giù le mani. Ha diritto a un processo equo, come in ogni società civile. E sconterà la pena che merita. Non sono pentito, Mike. Non lo sono. Porca puttana, ho provato a salvare questo campo. I ripugnanti torneranno. Carlos non si fermerà. Capito? Non è finita! Hai visto chi era? Jesse. Già, comandare una setta di schizzati nel piano dell'Apocalisse non gli basta. Vuole anche vendicarsi. Quello stronzo, figlio di puttana. Già. Per me ci sta addosso da un pezzo. Quella notte al Crazy Willy i ripugnanti non hanno attaccato per caso. E schizzo voleva venderci a lui? Dove l'hanno portato? Se lo trovo gli spezzo lassù del collo. No, lascia perdere schizzo per ora. Prendi un po' di armi, qualche molotov e tutte le munizioni che puoi. Perché? Che vuoi fare? E so già sì, che è una pessima idea, ma andremo lo stesso. Devo recuperare gli esplosivi dal capanno e la miccia dall'alloggio di schizzo. Aspettami al ponte. Ti spiego tutto in viaggio. E sei con me, amico? Sì. Oh, sì. Non finiscono mai. Attenzione, raga, una missione incredibile. Mamma mia. Che ha tutto sto bordello, 400 fiducia. Crea progetto. Oh, ascia dei ripugnanti. Attenzione. Che era quello che volevo fottermi. Crea progetto sbloccato. Oh, bomba tubo. Sei lì? Dico, non rispondi. Sì, Ricky, sono qui. Senti, non ho molto tempo. Che diavolo è successo? Ho visto che rinchiudevano schizzo e... Sì, bene. Ma ora non ho tempo per chiacchierare. E Carlos e tutti i ripugnanti sono andati via, come se nulla fosse accaduto. Sì, ok, grande, ma parla ad Iron Mike di queste cose. Lo farò, ma ho bisogno di parlare anche con te. Non devi fare nulla di... Dai, Ricky, mi stai già parlando. Faccia a faccia, Dick. È importante. È sempre importante. Ricky, scusa, devo andare. Dico, no, aspetta! Ragazzuoli, io direi che per questo episodio... Ricky! Ragazzuoli, io per questo episodio vi saluto qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove vediamo come si svolgerà la storia. Abbiamo conosciuto Carlos. Mamma mia, raga, stupendo, sto gioco si fa troppo, troppo bello. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzuoli.